Salve a tutti dal Pavi, la nostra settimana va avanti, siamo arrivati a martedì 14 luglio 2020. Normalmente noi diamo il buongiorno in questi 3 minuti insieme al Papi, ma oggi non può essere certamente un buongiorno, visti i fatti che sono accaduti proprio ieri sera a Fossanova, una frazione di Priverno in provincia di Latina. Non vi dico niente perché abbiamo tutto documentato in video e vi faremo vedere immagini e video proprio di quello che è un gesto davvero orribile fatto nel borghetto di Fossanova in provincia di Latina. Tutte le mattine, 3 minuti col Papi per notizie e informazioni utili del nostro gruppo e per essere insieme a voi la voce di tanti pelosetti del mondo. Il nostro cuore ormai non riesce a trovare più un attimo di pace. Ieri sera intorno alle 23 ci è arrivata una foto che ci ha fatto davvero accapponare la pelle o venire la pelle di gallina, come si dice più in maniera casareccia. Una famigliola girava nel borghetto di Fossanova, a un certo punto ha sentito miagolare da una parte, si è avvicinata e ha capito che questo miagolio veniva dal secchio della spazzatura. Hanno rovesciato immediatamente il secchio della spazzatura e hanno trovato addirittura un gattino chiuso in una busta senza aria, perché ormai questi erano proprio gli ultimi strilletti che gli erano rimasti, porello, buttato nella spazzatura. Tutto questo è successo vicino al bar del borghetto di Fossanova, in provincia di Latina. Le immagini hanno davvero toccato il nostro cuore, siamo subito intervenuti e sono immagini che vogliamo farvi vedere perché testimoniano proprio quanto possano ancora esistere sulla faccia della terra persone davvero maledette, come quelle che buttano gli animali. Dopo aver visto queste immagini è partito subito il nostro pronto soccorso. Abbiamo iniziato a contattare tutte le varie nostre volontarie per rimediare tutto il necessario per cercare di salvare il piccolino. E siamo andati proprio sotto casa delle persone che l'hanno trovato e li abbiamo incontrati così. Salve a tutti dal Papi, sono esattamente quasi le 23. E siamo ancora in giro, nonostante uno si deve alzare alle 3:30 domani mattina, però ci hanno segnalato un gattino buttato dentro un secchio della Mondezza a Fossanova che necessita di un po' di latte in polvere e a quest'ora dobbiamo andare a rompere le scatole alle nostre volontarie che ci hanno il latte in polvere. Ecco, abbiamo svegliato tutta la settima generazione, poi metto io pure questa cucina a parlare in mezzo alla via. Comunque siamo a Priverno e stiamo andando a vedere questa situazione, un gattino nel borghetto di Fossanova, buttato dentro la spazzatura. Dei ragazzi sono passati di là e hanno sentito questo miagolio provenire. Hanno aperto questa busta e c'era un gattino. Ah, Nio. Eccolo. Ah, ecco, guarda che bella roba. No, no, vi voglio far vedere come siamo attrezzati. Vedi? A Corcestino, posto. cioè. Grazie. Grazie. Papà, Andiamo. guarda Dove sta King? King. Dove sta? E Eccolo. Samo, guarda E Samo. Samo, tutti quanti, praticamente. Allora, King è stato adottato da noi. Samo, che bello E quello è Samo, Samo. vabbè, andiamo via, se no ci mettono pure Bello. sotto. Ciao! Andiamo, andiamo, andiamo a vedere i piccolini. O meglio, il piccolino, cerchiamo di salvarlo. Ora che cacciara, niente, abbiamo svegliato tutto il paese, ragazzi, tutto il paese. Comunque, Italia a quattro zampe, sempre operativa. Allora, siamo venuti, eccolo qui il gattino, piccolo piccolo. Proprio, guardate come sta, No, tanto vabbè. freddolito. L'abbiamo trovato un po' di latte in polvere e grazie alle volontarie adesso provvederemo piano piano a sistemarlo, speriamo bene. Buttato dentro la spazzatura, chiuso dentro una busta a Fossanova, nel borghetto di Fossanova, nel secchio vicino al bar, giusto? E siamo sempre nello stesso posto, a Priverno, in provincia di Latina. Accudire un piccolino sembra una cosa semplice, ma non lo è. Abbiamo dato a questa famiglia tutto il materiale necessario, abbiamo dato a questa famiglia tutte le indicazioni necessarie, ma soprattutto abbiamo dato alla piccolina un po' da magnà, grazie alla mami. Guarda. Oh. Ma Si sta senti il arrabbiando? colonnetto incazza. Non fai niente. Ah, però l'occhio ce l'ha Sì, aperto. sì, sì. Pare che sta saturando. Ecco.
Dice un po' mi piacino, Un po', ma un pochettino però. Amore. La piccolina ha mangiato grazie alla mami, ma ha mangiato anche grazie ad Asietta, mia figlia, che viene fuori solamente nelle situazioni importanti. E quando ha sentito del gattino buttato nel secchio dalla spazzatura, ha detto: questa è una situazione importante. E subito si è andata a documentare su come fare per nutrire questo piccolino. Ragazzi, abbiamo fatto davvero quello che potevamo. Speriamo in buone notizie nel corso di questa mattinata. Sentiremo le persone che stanno accudendo questa piccolina e vi daremo subito informazioni perché cerchiamo per lei una balia umana o una mamma gatta. Questo è l'ultimo pezzetto del video, quello che poi vi spiegherà e vi ricorderà le cose che necessitano proprio per questa piccolina. E tutto questo visto sempre dal Papi per Italia a quattro zampe e per essere sempre la voce di tanti pelosetti del mondo. Prima di andare via, abbiamo salutato la piccolina così. Allora, noi siamo riusciti un pochettino a farlo mangiare. Eccolo là, il biberonna che testimonia E ha tutto. fatto anche la pipì. E ha fatto anche la pipì con stimolazione, perché la simulazione di quello che avrebbe fatto certamente la mamma prima di essere buttato dentro la mondezza. Per oggi rimarrà qui a casa delle persone che l'hanno trovato, ma non possono tenerlo anche perché ha bisogno di cure continue. E cerchiamo una persona dal cuore buono che possa proseguire quest'opera iniziata già da loro salvandolo. Quindi cerchiamo a Priverno, ma una cosa magari anche per stasera, subito, urgente, una sistemazione per cercare di salvare questo piccolino trovato buttato nella spazzatura a Fossanova, nel borghetto vicino a un secchio del bar. E miagolava, dateci una mano, Italia a quattro zampe, abbiamo bisogno sempre dentro il secchio e dentro una busta. Quindi c'era proprio l'intenzione proprio di ammazzarlo. E la busta si era pure tutta ormai asciugata perché l'aria non ce n'era più. Però speriamo nel cuore buono di qualche persona. Dateci una mano. Normalmente questo appuntamento contiene qualche notizia in più, ma oggi c'era questa notizia di questo gattino che ha davvero toccato il cuore di tutti. Buttato nella spazzatura, borghetto di Fossanova, frazione di Priverno, in provincia di Latina. Tutte le mattine, 3 minuti insieme al Papi, o forse qualche minuto in più, ma sapete ormai che il Papi non rispetta mai i minuti che promette, ma non è colpa mia, perché c'è sempre qualcosa da dire che occupa qualche spazio in più. Tutte le mattine, tra le 6:30 e le 7:30, 3 minuti insieme al Papi, notizie e informazioni utili del nostro gruppo e per essere sempre insieme a voi, la voce di tanti pelosetti del mondo.